Io ho lavorato per 25 anni alla Commissione Esteri del Parlamento Europeo come consigliere politico e quindi conosco bene i meccanismi e le procedure che riguardano la Commissione Esteri in particolare, ma più in generale il Parlamento. Io ero uno di quelli dietro le quinte, perché come consigliere politico il mio compito era quello di scrivere risoluzioni, scrivere gli emendamenti, assistere i deputati nel corso del loro mandato. Per cui assistevo a parecchi mandati, non solo di un gruppo politico, ma dialogavo spesso con deputati anche di un po' di tutti i gruppi politici, anche perché il mio compito di consigliere politico qual è? È quello di avere una visione complessiva del dossier che stiamo esaminando. E cercare di costruire una maggioranza su determinate posizioni che io offro ovviamente ai deputati che assisto. Per cui c'è un compito di dialogo e di interlocuzione anche un po' con tutti i funzionari degli altri gruppi politici, così che funziona la macchina parlamentare. È chiaro che quando tu cerchi di costruire una maggioranza, in Parlamento sono 705 deputati, adesso deve avere almeno 359 deputati per quanto riguarda la plenaria, sostengono quella determinata posizione, e invece in Commissione Esteri sono una settantina di deputati, deve cercare almeno di costruire, di avere il conforto e il sostegno di una quarantina di deputati su quelle posizioni. E così funzionano le cose. Allora, io spesso ho collaborato con pronto, mi senti Giovanni? Sì, ti sento bene. Sì. Ci Io sono. conosco bene Panzeri, ho collaborato con lui tante volte. Ricordo anche di aver caldeggiato con lui, discusso con lui quando era uno dei papabili a diventare presidente della sottocommissione diritti umani, che lui era uno dei candidati sostenuto non in modo non convinto dal suo gruppo politico. Io discutendo con lui una volta con Panzeri gli ho detto: no, ma cerca di ottenere quella posizione perché è una posizione che dà molta visibilità. Poi non è molto, forse non è molto importante in quanto tale, però in termini di visibilità ne dà molta. E ricordo anche che quando lui ha terminato il mandato alla fine della terza legislatura, non è più stato ricandidato nel 2019, l'ho incrociato di nuovo nei corridoi del Parlamento europeo. Gli ho detto: cosa fai qui da queste parti? Lui ha detto: ma guarda, sto pensando di mettere in piedi un'ONG che si occupi di lotta all'impunità. Paolo, sei interessato? E gli ho detto: guarda, sulla carta sì, adesso sto ancora lavorando in Parlamento europeo, però quando andrò in pensione, perché no? E per cui c'era già una mezza parola per essere coinvolti su questo, solo che poi gli ho fatto presente: guarda che io però ritorno in Italia, io non mi fermo a Bruxelles. E a quel punto i contatti sono terminati, appunto perché lui aveva bisogno di persone che lavorassero a Bruxelles, che fossero a distanza a Bruxelles. Ora, obiettivamente, da come ho conosciuto io Panzeri, da come ho conosciuto io i suoi ex assistenti che sono coinvolti, perché conosco bene anche loro, con i quali sono anche abbastanza amico, non avrei mai pensato che dietro a questa operazione fosse tutto un giro di questo tipo, almeno da quanto leggo sui giornali. E sì, faccio presente una cosa: quando tu sei in posizioni nevralgiche, quindi quando tu puoi determinare i voti nell'ambito sia della commissione esteri che della plenaria, è chiaro che tu assumi una posizione chiave. Anch'io su certi dossier avevo posizioni chiave, come dicevo prima, dovevo costruire maggioranze e per maggioranze avevo bisogno un po' per parlare, di convincere tanti deputati, un po' di tutti i gruppi politici. Ecco perché la mia prima osservazione che ho fatto quando è stato coinvolto Panzeri, che pare che sia al vertice di questa operazione, peraltro da come conosco io Panzeri, sottolineo, dal punto di vista politico io non ho particolari obiezioni da fare a Panzeri, perché a buona parte delle cose che diceva in aula io le condividevo abbastanza. Però è logico che se tu sostieni determinate posizioni lo devi fare per convincimento politico, non perché qualcuno ha oliato gli ingranaggi dietro le quinte, che tu non puoi sapere di quello che sta succedendo realmente.
Per cui quando io venivo chiamato a mettere in piedi il sostegno a una determinata posizione, cercavo di convincere i miei colleghi dal punto di vista politico, cercavo di far valere le mie ragioni dal punto di vista politico. Poi è chiaro che ci sono delle reti che si creano all'interno del Parlamento e quando tu ti occupi di un determinato dossier, i primi che si muovono sono le ambasciate dei paesi coinvolti, ma questo fa parte del normale lavoro di relazione e di consultazione e di dialogo con tutti gli attori, con tutti i portatori di interesse di quel determinato dossier. Però vorrei spiegare un attimo come funzionano queste cose, proprio per mettere le mani avanti di eventuali obiezioni che potrebbero essere sollevate da chi guarda la situazione dall'esterno. Ad esempio, non so, discuto del paese Pinco Pallino, non facciamo nomi perché poi sembra quasi che vogliamo selezionare quel determinato paese. Un paese dei Balcani viene coinvolto in un determinato dossier, c'è una relazione della Commissione Esteri che riguarda un paese dei Balcani. Se io sono il responsabile di quel dossier, cerco di far popolare le mie posizioni un po' a tutti gli altri personaggi potenzialmente coinvolti. Chi si mette in contatto con me ovviamente è l'ambasciata di quel paese. In un modo o dell'altro quell'ambasciata cerca di trasmettermi le sue posizioni sui punti più critici della relazione che sto scrivendo. Una normale interlocuzione. Poi dopo c'è la seconda fase. È logico, molto spesso con alcuni paesi, non lo so, entri in rapporti particolari, per cui non so, alla fine dell'anno cominci a farti qualche regalo di e il mio atteggiamento, la mia reazione, dicevo grazie, eccetera, eccetera. In genere sono piccoli souvenir che vengono dal paese interessato. Qualche volta succede che ovviamente per testare il terreno alcuni paesi hanno la tecnica, mettono in piedi la tecnica di farti qualche regalo un po' più consistente. A me, per esempio, è capitato un paio di volte che qualcuno mi facesse qualche consigliere d'ambasciata, consigliere politico d'ambasciata, mi portasse per Natale o in altre occasioni, non so, una bottiglia, mi è capitato una bottiglia di champagne. Allora, una bottiglia di champagne, ovviamente è un prodotto francese, quel paese terzo che mi fa il regalo una bottiglia di champagne, cioè, mi chiedo perché me lo fa, ecco. E poi dopo, per esempio, sono andato in supermercato per vedere se c'era quel particolare marca di vino, capire cosa costava, era una bottiglia da 90 euro, me ne sono accorto, per cui ritornando poi ad incontrare quella persona, quella che ho fatto, gli ho detto, guarda, non è il caso che tu mi faccia regali, anche se non sono di grande valore, non vale la pena, proprio perché per etica interna, per comportamenti che siamo tenuti a rispettare, non vale la pena, e per favore non farmene più. E così è andata. A volte mi è stato offerto qualche viaggio per eventi che poco avevano a che fare con le mie funzioni di funzionario parlamentare. Spinto, mandato al mittente, segnalandole peraltro al mio segretario generale. Però voglio dire, sono comportamenti e atteggiamenti che devono essere chiariti fin dagli inizi con le persone con le quali tu hai occasione di dialogare, di conversare o di avere rapporti di lavoro. Ecco, se tu le chiarisci fin dagli inizi, le cose poi muoiono lì e si chiariscono appunto. Per quanto riguarda Panteri, vedo che solo oggi, per esempio, i media italiani mettono a fuoco la vera questione. Più che il Qatar, bisogna guardare al Marocco, perché la grande questione di cui si discuteva era quella del Sahara occidentale. Il Sahara occidentale è colonia spagnola, abbandonata in tutta furia dalla Spagna una volta che se n'è andato Franco, è rimasta una questione aperta dal punto di vista del diritto internazionale. Da subito il Marocco ha accampato diritti di sovranità di fronte a questo territorio, e però dall'altra parte si è registrata subito l'opposizione, la contrapposizione, la contrarietà
con l'Algeria, che è il paese vicino del Marocco, che ha sempre sostenuto le ragioni del Fronte Polisario, che è il rappresentante delle popolazioni locali, che si contrappone alle rivendicazioni di sovranità marocchina. Ecco, questa situazione è una situazione di limbo giuridico dal punto di vista del diritto internazionale, che ha provocato alcuni equivoci, a tal punto che, per esempio, negli accordi commerciali sottoscritti fra il Marocco e l'Unione Europea, il Marocco, attraverso questi accordi, poteva almeno fare arrivare merci che venivano prodotte dal Sahara occidentale. Il Marocco, per esempio, vendeva concessioni per quanto riguarda i diritti della pesca nelle acque sulla carta territoriali del Sahara occidentale all'Unione Europea. Ora, questo comportamento è stato chiarito una volta per tutte dalla Corte di Giustizia Europea, perché il fronte Sahrawi, appunto il Fronte Polisario, ha fatto ricorso contro questi accordi commerciali, e la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i prodotti che provengono dal Sahara occidentale non possono essere rappresentati e concessi dal Marocco. Ecco, si parla di parecchi miliardi, 30-35 miliardi in ballo, ed era chiaro che per posizioni di questo tipo ci fosse bisogno da parte del Marocco di costruire una maggioranza in Parlamento Europeo. Panzer, almeno da quanto si legge, era al vertice di questa rete, Panzeri e i suoi assistenti. Però dal mio punto di vista, ribadisco, è impossibile, se questa rete effettivamente esiste, che ci fosse solo Panzeri. Perché se tu vuoi costruire una maggioranza, hai bisogno di parlamentari, un po' di tutti i gruppi politici, almeno dei più grandi gruppi politici, perché se tu vuoi arrivare ad una maggioranza di almeno 360-370 deputati, devi contare su un sostegno generalizzato. Un sostegno trasversale. Ecco perché io mi aspetto che l'inchiesta si allarghi ad una rete molto più vasta, che coinvolga anche altri gruppi politici, e non solo i politici italiani del gruppo socialista e democratico. Ti chiedo un'ultima cosa, perché questa non l'ho capita io, cioè non so se c'è un collegamento, se me l'hai detto come notizia in più. Il fatto che Panzeri volesse inizialmente coinvolgerti su questo progetto di ONG, no, non sono ONG, forse ho capito male. È come si spiega quello che è, diciamo, quello che è adesso il procedimento a suo carico, comunque quella che è l'indagine, ecco, a suo carico. Cioè, si collega o sono due cose scollegate, non necessariamente legate tra loro? Chiedo, Da quello che leggo sembra che questa ONG funzionasse da copertura in realtà per un'azione di lobbying che riguardava in particolare il Qatar e il Marocco, ma non è scritto che ci siano anche altri paesi. Ora, da quello che leggo, ovviamente, perché da quello che apprendo dalla stampa, da quello che apprendo dalle fonti interne al Parlamento Europeo. Ora, che la rete fosse così radicata e così estesa, io non potevo avere sentore, insomma, non potevo accorgere. È chiaro che ci sono reti di protezione un po' per tanti altri paesi, il Qatar e il Marocco sono due fra i tanti, però io ho sempre pensato che queste reti di protezione fossero reti di protezione di persone convinte su determinate situazioni geopolitiche. Intendiamoci, per dirla apertamente, io ho ascoltato i discorsi che hanno fatto alcuni eurodeputati per quanto riguarda il Qatar. Io buona parte di quelle posizioni le condividevo. Ecco, non si può negare che il Qatar sia la mosca bianca per quanto riguarda i paesi del Golfo, cioè che in termini strategici il Qatar fra i paesi del Golfo è obiettivamente il meno peggio, quindi se tu devi cercare di aprire un po' quei paesi, devi far leva su quelli che hanno posizioni più, tra virgolette, vicine a quelli che sono i valori europei. In questo senso il Qatar, ricordiamoci per esempio che
per chi sa qualcosa di televisione, il fatto che Al Jazeera sia basata in Qatar e che Al Jazeera sia di gran lunga la televisione più aperta, più liberal tra i paesi del Golfo, è un dato di fatto, è un segnale, è un segno. Ecco. Però un conto è se tu queste osservazioni le fai perché sono osservazioni obiettive. Un conto è se tu queste posizioni le sostieni perché sei pagato per fare questo. Questo è il problema di tutto. Certo, certo. E questo peraltro è controproducente perché indebolisce la posizione stessa del Qatar, che adesso si trova in una situazione dove i funzionari d'ambasciata sono esclusi dall'ingresso in Parlamento europeo e dove i dossier adesso in corso che riguardano Qatar, cioè quello sull'aviazione e quell'altro sulla liberalizzazione dei visti, quindi l'abolizione del visto, sono stati congelati, per cui è paradossale che si trovi nella situazione opposta. Però ho capito. Non dimentichiamoci che poi alla fine dobbiamo discutere di questioni che toccano un po' tutti e non solo il Qatar, insomma. Perché se dobbiamo mettere in piedi una strategia di coinvolgimento dei paesi del Golfo, dobbiamo capire come comportarci con loro, sapendo benissimo che in termini di valori e di posizioni per quanto riguarda diritti umani e diritti civili siamo su due fronti abbastanza distanti, per non dire di peggio.